Ragazzi, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. È mercoledì mattina, sono le 6:10 del mattino e sono andando a fare il giro per recuperare le persone che verranno con me a Roma. Stiamo andando a girare uno spot in una sala total green screen. Tutto fantastico, però partendo da Napoli dobbiamo per forza di cose anticiparci di 2 ore e mezza buone per essere lì poi in un orario giusto. Sera, non sono riuscito a mostrarvi nulla, ero molto stanco da ieri, sono stati su questo set, è stata abbastanza dura girare, siamo arrivati a Roma, quindi siamo partiti da Napoli la mattina alle 5, siamo tornati la sera all'1, quindi è stata bella tosta, spero di avervi fatto vedere qualcosa dello studio, tutto green screen fantastico, subito fuori Roma. E oggi volevo mostrarvi come si processa il materiale girato con una macchina da presa, in questo caso abbiamo girato con una Red Dragon. Volevo mostrarvi quello che si fa prima di cominciare a montare. Ma arrivo in ufficio e comincio a sistemare i file, a copiare i file, e per fare una serie di backup in pratica mi accorgo che si è fottuto un hard disk. Sì, esatto, si è bruciato uno degli hard disk che utilizzo per lavorare. Io ho la mia configurazione, se riesco a mostrarvela. La configurazione è questa, ho 2 hard disk qui dietro, che sono dei MacBook Thunderbolt della Western Digital, attaccati via Thunderbolt ad un Mac Pro, d'accordo? E sono entrambi da 8 giga. Su questi 2 hard disk sono gli hard disk di sistema, perché utilizzando il Mac Pro, questo qui non ha spazio di archiviazione intera, soltanto un hard disk, un SSD da, se non sbaglio, intera ce l'ho, ma forse 500 giga, soltanto per il sistema, per le applicazioni e quant'altro. E sapevo di doverli cambiare a breve e stavo studiando una soluzione per lo storage più intelligente, perché ho bisogno di una soluzione molto più ampia, dato che questi sono tutti hard drive, tutti hard disk zeppi pieni di roba e di backup. Non è una soluzione ottimale, quindi stavo studiando una soluzione prima di tutto per mantenere il materiale online sempre quando lavoro, ma la stavo studiando anche perché costa tanto e dovevo organizzare questa spesa, che è comunque una spesa molto importante. Stanti in arrivo uno di questi hard disk da 8 tera muore. OS X, macOS dice che posso copiarmi i file, ma va formattato. Comunque nel panico stamattina non sono riuscito a raccontarvi niente, ho cominciato a backuppare tutto quello che potevo dei lavori in corso, anche dall'altro hard disk. I 2 hard disk sono uguali, comprati lo stesso periodo, anzi no, stesso giorno, comprati insieme, messi in funzione lo stesso giorno, e hanno sempre lavorato insieme, quindi vuol dire che se mi ha abbandonato uno sta per abbandonarmi l'altro. Fortuna vuole che quello che mi ha abbandonato è quello dove facevo solo la copia di backup dei media originali e avevo su tutte le librerie, quindi tutti i materiali che utilizzo, sound effect, musiche, il materiale di YouTube ad esempio, tutti i corsi che ho registrato, però tutta roba fondamentalmente recuperabile. Infatti fortunatamente un po' di materiale personale, avevo la cartella di cache dell'Adobe, cioè un sacco di cose che fondamentalmente potevo non recuperare, ma se si fosse bruciato l'altro hard disk là ero nella merda. Comunque fortuna vuole che questo non è stato, e di tutta fretta ho cominciato a cercare un hard disk per poterlo sostituire, che comunque devo avere un hard disk dove poter buttare giù roba, dove poter fare copie di backup. La prima cosa che mi è venuta in mente è quella di prendere un altro hard disk uguale. Io volevo dire, ah sì, il problema è che non riesco a trovare un fornitore
con cui parlare per i modelli, definiamoli pro in senso oltre 4 tera. E quindi ho cominciato a cercare un pochino online e ho trovato lo stesso il MacBook Thunderbolt 2 da 6 tera, non da 8, ad un prezzo alto, ma me lo sono preso perché l'ho dovuto prendere perché altrimenti non sapevo cosa fare. Ogni problema si affronta, sono qui a backuppare materiale fino a che non salvo tutto. Almeno non ho perso niente. Il nostro amico ha servito degnamente la sua causa, fortunatamente ho recuperato il recupera con tutto quello che dovevo recuperare. Mi dispiace soltanto dover sprecare 8 tera, è l'unica cosa per cui mi dispiace toglierlo da mezzo. Ma non lo formatterò, non cancellerò nulla, nulla da sopra e sulla sua scatola, adesso lo ripongo nella sua scatola, segnerò anche la data in cui è stato smontato e non quello che c'era sopra perché tanto nell'eventualità ricorderò il momento perché è stato un momento piacevole. Però non lo formatterò perché comunque la MacOS mi ha permesso di accenderlo e di prendere il materiale di cui avevo bisogno. Quindi lo terremo così. Eventualmente mi sono dimenticato qualcosa da recuperare e tutti i materiali sono ancora lì. Non mi conviene formattarlo, rischiare utilizzandolo poi come archivio perché comunque i materiali d'archivio. Gli hard disk non sono il miglior sistema d'archiviazione, perché nel tempo si logorano. Allora io ne compro di nuovi, metto il materiale e non li accendo mai, a meno che non devo recuperare qualche pezzettino, ma li tengo tutti quanti, come avete visto, qui all'interno dei loro scatoli, con sopra segnato tutto quello che c'è dentro. Ci rivediamo di sicuro nel futuro. Venerdì mattina, arrivo in ufficio, dato che avevo da fare delle cose verso le 9, ho pensato. Mi sveglio prima, scendo verso le 7:30 in ufficio e ho un'oretta e mezza per poter lavorare un pochino, per poter fare qualcosa. Arrivo e la corrente non andava. La prima cosa che ho pensato è stato vedere che l'Enel per sbaglio mi ha staccato la corrente, qualche problema di fatturazione. Chiamo l'Enel, naturalmente parliamo del numero di telefono a pagamento, nulla, tutto a posto. Comunque mi giro e mi rigiro, cerco di capire cosa che va in corto. Alla fine era il salvavita. Il salvavita che non funzionava più, che è morto. Non puzza di bruciato, quindi vuol dire che non ha preso fuoco, anche se qui sopra è sporco, non penso che sia bruciato. E questo all'improvviso prende scatta e torna giù. E quindi, momenti di panico, alla fine ho comprato un nuovo salvavita, ho installato. Funziona, infatti c'è luce e sono le 10:30, quindi in pratica mi sono svegliato presto per senza niente. È quasi terminata questa settimana e Premiere ha deciso di non collaborare, crasha ogni 2 minuti. E ancora devo aggiornare a macOS Sierra, quindi penso che se aggiorno sia peggio. Non lo so, nel frattempo faccio un backup. Insomma ragazzi. Spero che questo tipo di video vi siano piaciuti. Io continuerò a realizzarne, naturalmente per tempo, avendone tempo, rispetto agli impegni lavorativi. A me piace raccontarvi quello che faccio, quello che mi capita, e fare un piccolo sunto della mia giornata. Non mi sta dispiacendo come avventura. Ditemi però se vi può piacere questo format o preferite soltanto vedere recensioni di prodotti, che attenzione, probabilmente ne arriverà qualcuno in questo periodo. Quindi che dirvi, se vi piace questo format, mettete un mi piace, commentate, se volete condividerlo fate pure. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.